Ciao a tutti, altro video stavolta su dei prodottini che ho comprato un paio di mesi fa, kit diciamo da viaggio. Uno è questo e uno è questo. Allora, io l'avevo comprato nel periodo natalizio con l'idea che magari potessero aiutarmi in qualche regalo che rimaneva scoperto. Oppure, essendo una persona abbastanza in giro in giro a girelloni, ho pensato anche che potessero essere comodi a me, nel senso che magari quando vado in viaggio, in effetti le mini taglie sono molto comode. C'erano di due tipi e l'ho presi entrambi. Uno è questo, che come vedete ho lasciato attaccato il prezzo, che costava 5,99 euro. E uno è questo, che invece costava 3,99 euro. Vi faccio vedere da cosa sono composti. Partiamo da questo qua. Allora, hanno la loro bustina, sono della marca Sensor e all'interno abbiamo quattro prodotti. 100 ml mi sembra siano anche il limite da poter portare sull'aereo, quindi nel caso molto comodo anche questo. Doccia schiuma tonificante in questa confezione azzurrina, questo è il primo. La confezione si apre così. Altra confezione è questa, anche questa diciamo verdina, verde acqua. È un detergente intimo, anche qui odore molto delicato, molto buono. Poi abbiamo altro prodottino, questo giallo, che è un doccia schiuma nutriente al latte e miele, odore buono, dolcino in questo caso. E poi abbiamo l'ultimo, che è questo, che è di nuovo un doccia schiuma, questa volta l'aloe vera. L'altro, che costa 6 euro, è bello fornito, questo lo trovo ottimo. E che cos'ha? I saponi sono da 100 ml, le salviette sono 10 pezzi e il dentifricio è da 25 ml. Più c'è lo spazzolino, ora ve lo faccio vedere. Mettiamo, c'è doccia schiuma al nutriente, latte e miele. Questo, che è un altro detergente intimo, c'è uno spazzolino da viaggio, di quelli che si aprono così, si incastrano così e prendono poco posto. Poi abbiamo un dentifricino così. Poi abbiamo salviette 3 in 1 struccanti con provitamina B5, vitamina E, strucca, deterge, rivitalizza. E infine nella confezione c'è anche questo, che sono salviette mille usi, quindi freschezza, all'aloe vera con provitamina B5, anche qui 6 mesi. E niente, questo è tutto per oggi. Ciao! Allora, oggi vi volevo fare la recensione finale di una serie di prodotti. Ho l'impressione che, per quanto io volessi farlo, non l'abbia tenuti tutti da parte perché qua mi sembrano troppo pochi. Ma insomma, un discorso generale su questi prodotti ve lo posso fare uguale. Io avevo comprato due coscettine così della Sensor. Ce n'ho anche un'altra con dentro dei prodotti. In una, se non mi ricordo male, c'erano quattro di questi prodottini qui, quindi i saponi, diciamo. Nell'altra c'erano, mi sembra, sempre quattro saponi più delle salviettine più uno spazzolino e un dentifricio. Quindi diciamo che qui ho tenuto un po' di roba, 2, 3, 4, però mi mancano dei saponi che devo aver buttato evidentemente, ma insomma, tanto il discorso è generale. Allora, io mi ricordo che l'ho comprata al Lupin, mi davano questa pochettina qua,
di plastica così abbastanza troiaiosa e più o meno facendo un conto dei prodotti costavano più o meno 1 euro a prodotto. Allora, i saponi erano dei bagnoschiumini, io qui ho lasciato evidentemente quello all'aloe e quello al latte e miele, e poi c'erano dei saponi intimi, credo ce ne fosse una confezione, ce n'era un detergente intimo così e uno lenitivo così, non sono esattamente le stesse perché l'etichetta è diversa, uno in più c'è scritto lenitivo, l'altro c'è scritto origine naturale non irritante, però ecco, sono molto simili. E gli altri bagnoschiumini ce n'era un altro, sicuramente latte e miele, che ho ancora e che porterò adesso in Spagna. Devo essere sincera, l'altro non me lo ricordo a cos'era, era penso un'altra profumazione, l'altro gli altri due che c'erano dentro. Partiamo dai saponi. I bagnoschiumini sono molto carini, tanto che mi dispiace, come al mio solito, quando ho queste confezioni qui, a me dispiace buttarli, perché penso sempre, sono carini, ci posso travasare dentro il prodotto, però fra l'altro questi secondo me erano carini anche perché ognuno aveva un colore, quindi se uno tipo li apre, li lava e poi li riusa, magari può fare, questa è una deformazione professionale, può fare un codice colore, tipo ne so, nel verde ci metto il bagnoschiuma, nel giallo ci metto lo shampoo, e c'ha delle confezioni neutre e può usare così, ma io adesso mi sforzerò di buttarle. Oddio, ora mi è venuta questa idea, non riuscirò più a buttarle di sicuro. I saponi erano così, erano carini, avevano delle profumazioni buone. Questo latte e miele l'ho usato recentemente, vi dico, era veramente buono, ha veramente un odore di latte e miele, quindi dolce, un po' da femminile, però dolce, però anche delicato, non stucchevole. Questo all'aloe è un po' più di pulito e di aloe insieme. Questi e sono piccolini, quindi li portate bene. Io l'ho usati portandoli prima in palestra, quando raramente sono andata in palestra, e poi in viaggio, e sono un formato ottimo perché c'è comunque 100 ml di prodotto dentro, quindi vi durano e non prendono per niente posto. Dall'altra parte vi dico che questi prodotti qui sono dei saponi normali, senza infamia e senza lode, cioè sono dei bagnoschiumini che io non sceglierei, magari non sono iperprestativi, cioè per usarli tutti i giorni potete trovare prodotti migliori, più densi, più lavanti, più idratanti, però vanno benissimo per la vacanza senza nessun problema, ma anche per tutti i giorni, è come un sapone da supermercato, diciamo, come un bagnoschiuma da supermercato. Pagarne un euro non è pochissimo, però calcolando e può essere utile da portare in vacanza, non è neanche male, anche perché vi davano anche il borsellino, che vi dico, e questa è una delle cose in realtà più sconsigliate, nel senso è proprio una cosa leginina, non so, se la aprite e chiudete questa zip più di 10 volte probabilmente vi resta in mano, però insomma era setti. I saponi intimi hanno un ragionamento simile, diciamo, a quelli ai bagnoschiumi, sono saponi intimi, delicati, non mi hanno dato nessun tipo di problema, l'odore in questo caso è piuttosto neutro, e di tutta la verità adesso nemmeno si sente più, però era un odore neutro. Sono saponi che lavano, ora io vi dico che quando vado in vacanza di sicuro non mi porto una boccetta da 100 ml di sapone intimo in genere in vacanza, ma anche in palestra mi porto un sapone unico, quindi questo secondo me è meno utile rispetto a un sapone, però rispetto a un bagno doccia, e l'ho usato a casa questi e vabbè, prendo un po' un posto, funzionano, sono delicati, non mi danno problemi. Poi c'è stato lo spazzolino e il dentifricio, sono questi due. Il dentifricio ottimo, io adoro i mini dentifricini così, e li trovo molto comodi da portare in vacanza perché sono in formato piccolo, quindi vi prende meno posto, ma per lavarvi i denti è perfetto. È un dentifricio normale da supermercato, questo si estende a tutti i prodotti di questa linea, cioè la resa è prodotti da supermercato.
Lo spazzolino l'ho adorato perché era di quelli compatti, così che voi aprite, lo mettete in posizione e è uno spazzolino degnissimo, e poi lo richiudete, quindi non vi prende assolutamente sudicio, quindi insomma non sta a contatto niente, non è come il tappino che rischia di volarvi via così, di staccarsi. Io questo mi piace molto, ovviamente ha una durata limitata anche questo, perché tenerlo in una confezione così alle lunghe tanto igienico non è, però per una vacanza io li amo. E infine c'erano le salviettine, di cui ce n'erano uno mille usi freschezza all'aloe e uno invece struccanti. Mille usi tranquille, una confezione compatta con dentro, non mi ricordo assolutamente quante, 10 salviettine. Si consumano velocemente, si usano in mille modi, sia da tenere in borsa per pulirsi le mani se siete fuori, sia per magari insomma salviette rinfrescanti con i loro mille utilizzi, normalissime, hanno funzionato, la confezione compatta. Quelle struccanti, forse fra tutti i video sinceramente è il prodotto più bocciato, perché come ho detto tante volte a me non piace struccarmi le salviette struccanti, secondo me non funzionano bene, però queste comunque sono una confezione compatta, sicuramente molto più utile portare queste di tipo quelle Comodin, Comodine, che avevano una confezione il doppio di queste, sono anche queste 10 salviette, quindi per una vacanza breve possono andare bene, secondo me non struccano bene, però ci sta, io preferisco portare le mini confezioni di struccante. E quindi cosa penso? Se voi trovate questi kit, non sono kit che vi svoltano la vacanza, perché comunque vi manca il balsamo, vi manca lo shampoo, avete il sapone intimo che secondo me è inutile, però cioè, per un euro a prodotto secondo me le usate benissimo e ve li consiglio. La resa dei prodotti è una resa media. E il prezzo però è basso, quindi per me sono approvati. Con questo è tutto, se avete domande lasciate un commento e vi mando un saluto.